Buongiorno a tutti, un anno di Politecnico, un anno di incontri, di confronti, di progetti, di partecipazione attiva, di cui volevo ringraziare tutti gli studenti, tutti i docenti ed in particolar modo tutto il personale tecnico-amministrativo. Il tema di oggi, il Politecnico e la sostenibilità, un rapporto che ha accompagnato negli ultimi 10 anni la vita dell'Ateneo. Ateneo, università, che sono sicuramente il luogo ideale per indirizzare la società verso una visione integrata, che raggruppi non solo tematiche ambientali ed economiche, ma anche di tipo sociale. Quando parliamo di sostenibilità, parliamo, di complessità, di interdisciplinarità, di progettualità, di ricerca, di studi di fattibilità. L'università è il luogo ideale. Il laboratorio ideale in cui tutte queste componenti possono trovare la loro naturale sintesi. Tutto questo senza però dimenticare il fattore umano, quindi la didattica e la valorizzazione delle risorse umane che compongono la vita dell'Ateneo ogni giorno. Rispetto a questo tema, proveremo a tracciare il posizionamento dell'Ateneo in termini di sostenibilità, sia a livello internazionale, sia attraverso le iniziative che sono state sviluppate nell'ambito dell'Ateneo. Esiste un ranking anche per la sostenibilità. Nel 2010 l'Università dell'Indonesia ha promosso un'iniziativa Green Ranking University per la sostenibilità, ranking che diciamo, si basa sulle informazioni fornite dall'Università sulle politiche di sostenibilità in relazione a 4 macro categorie: spazi, efficienza energetica, acqua, rifiuti e trasporti. Rispetto a questi 5 macro indicatori, il Politecnico di Milano è oggi posizionato al 77° posto, seconda università italiana dietro Bologna. Come potete vedere, 7 delle prime 10 università sono americane. Ovviamente noi italiani scontiamo pesantemente quello che è il concetto di campus integrato presente negli Stati Uniti. Gap che rispetto agli indicatori presenti in questo ranking è difficilmente colmabile. I 5 macro indicatori che vi dicevo, diciamo, ci vedono tra il 40 e il 60% del valore della università di riferimento, l'Università di Berkeley. In particolar modo, per darvi qualche dato, per quanto riguarda gli spazi, fa riferimento al numero di spazi per studente, alla presenza, di vetture, di biciclette nell'ambito dei campus, ma anche di corsi, iniziative di ricerca, percentuali di investimenti che vengono, svolte, verso la sostenibilità. E così come per quanto riguarda energy and climate change, ci sono oltre a indicatori di efficienza energetica presenti nei campus, anche indicatori legati a policy di diffusione di quelle che sono le migliori prassi per monitorare i processi sostenibili e per ridurre quello che è l'emissione di CO2. Dicevo, il capitale umano è un elemento importantissimo proprio per diffondere questa cultura della sostenibilità. Noi abbiamo fatto un'analisi statistica. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto un incremento del 30% degli insegnamenti. Oggi l'Ateneo conta un centinaio di insegnamenti prevalentemente rivolti alla sostenibilità e una decina di corsi di alta formazione. Abbiamo anche 6 cattedre convenzionate con aziende per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. Dal punto di vista dell'occupazione, abbiamo visto un incremento di quelle che sono le richieste delle aziende sul fronte impiegatizio. Si è passati dall'1,8% nel 2007 all'attuale 4%. Oggi arrivano circa 300 opportunità all'anno, provenienti da 100 aziende, di cui il 20% big company e il 20% e l'80% riferito a piccole e medie imprese o legate a business specifici. Oggi in Italia questo è ancora un business prevalentemente svolto dalle piccole e medie imprese. Un analogo dato arriva dagli ex alunni. Il 3,5% degli ex alunni lavorano in posizioni collegate alla sostenibilità, 30 dei quali in piccole imprese con ruoli di consulenza. La ricerca è un importante fattore
si è sviluppato negli ultimi 5 anni rispetto a questo tema. Sono stati sviluppati negli ultimi 5 anni 33 milioni di progetti di ricerca. La parte del leone ovviamente la fanno i progetti europei, proprio le ultime call sono molto orientate a questo tema, ma un importante contributo viene anche del settore aziendale per esplorare nuove frontiere tecnologiche rispetto al tema della sostenibilità. Quest'anno abbiamo lanciato un progetto, Leonardo Campus Sostenibile, l'abbiamo lanciato con la Statale di Milano, vuole essere un contenitore di idee, uno sviluppatore di progettualità. Lo abbiamo suddiviso, come vedevate precedentemente, in 4 ambiti: energia, ambiente, ma anche persone, proprio per caratterizzare questo forte valore che diamo agli individui, e accessibilità. A giugno di quest'anno siamo entrati nella rete internazionale dei campus legati alla sostenibilità. Sono giunti oggi circa una cinquantina di progetti. Abbiamo terminato la prima fase, che è la fase di call, di idee e quant'altro, e stiamo creando questi tavoli di confronto per identificare le linee di sviluppo progettuali che intendiamo applicare nei prossimi anni sul tema della sostenibilità. Ho scelto qua alcuni progetti che mi sembravano più interessanti, che si riferiscono alla valutazione della sostenibilità, in particolar modo rispetto a interventi edilizi, sulla durabilità dei componenti, sulle tecnologie integrate per la gestione razionale dell'energia, il loro monitoraggio e quant'altro. Complessivamente per il 2012 sono già previsti stanziamenti per circa 15 milioni di euro, circa il 4% del budget complessivo, per progetti ed attività sostenibili. Alcune iniziative che l'Ateneo ha sviluppato proprio in relazione al tema socialità e all'attenzione con cui l'Ateneo opera nei confronti degli studenti. Non va dimenticato lo sforzo che in questi ultimi 2 anni l'Ateneo sta compiendo per quanto riguarda il diritto allo studio. Lo scorso anno siamo riusciti, nonostante le riduzioni di finanziamenti pubblici sul tema, a dare borse di studio a tutti gli idonei del secondo e terzo anno della laurea magistrale e del primo e secondo anno. Scusate, a tutti gli studenti di laurea del secondo e terzo anno e la laurea del magistrale del primo e secondo anno. Quest'anno abbiamo già previsto che l'erogazione a tutti gli studenti idonei delle lauree e di tutti gli anni, quantunque questi siano. Un importante sforzo che lo scorso anno, per l'Ateneo valeva circa 1.700.000 euro. Complessivamente, come vedete, l'impegno a favore degli studenti annuale dell'Ateneo è quasi pari ai fondi che arrivano dalla Regione Lombardia per il diritto allo studio. Difatti, oltre al diritto allo studio, un forte spazio viene dato al progetto merito e a tutti gli esoneri, quindi una forte attenzione meritocratica a tutti gli studenti che conseguono importanti risultati scolastici nell'Ateneo. Accanto a questo esistono anche finanziamenti a sostegno dell'internazionalizzazione, complessivamente quasi 2 milioni di euro tra soggetti privati e fondi pubblici e 1 milione messo a disposizione dai fondi del Politecnico, proprio per creare questa cultura internazionale che possa valorizzare e favorire la mobilità di studenti del Politecnico in giro per il mondo. Un importante sforzo è stato fatto sul tema delle residenze. Negli ultimi 6 anni, praticamente, il numero di residenze di cui il Politecnico dispone è raddoppiato. Siamo passati dai circa 1.000 alloggi del 2005-2006 agli attuali 2.000. Oggi, l'offerta di alloggi è significativa e, abbiamo raggiunto finalmente la piena occupazione anche con un lavoro importante quest'anno di diffusione di questa importante componente dell'Ateneo. Un ulteriore sforzo verrà fatto nei prossimi anni,
rispetto ai valori attuali li raddoppieremo, quindi altri 2000 alloggi che dovrebbero, diciamo, essere disponibili nel 2014, proprio per creare quelle condizioni di campus integrato, anche se per ovvi motivi distribuito come in questa smart city che si diceva, in questa Milano che si diceva, e che, tra virgolette, possa vedere l'Ateneo distribuito un po' in tutto il contesto milanese, integrando nelle residenze anche le attività sportive, servizi di rete e quant'altro. Sono state fatte tante altre iniziative a favore del personale, come quella della creazione di asili nido e quant'altro, ma io devo dire, in definitiva, quest'anno attraverso Leonardo Campus Sostenibile penso che sia iniziata un processo di sistematizzazione di quelli che sono stati gli stimoli, di quelli che sono gli stimoli presenti nel mondo della ricerca, presenti anche precedentemente, portati a sistema e con l'obiettivo di applicarli e renderli realmente fruibili alla nostra comunità. Certamente i gap sono importanti rispetto alle altre università. Ad esempio Berkeley ha un sistema di monitoraggio e dei limiti fissati dallo Stato sulle emissioni di CO2 rispetto ai singoli servizi, oppure Cambridge ha definito delle policy specifiche per tutti i processi afferenti alla sostenibilità. Ma devo dire che il trend è nella direzione giusta e, come vedete, anche le risorse che l'Ateneo sta mettendo in campo su questo tema sono importanti. Grazie a tutti per l'attenzione.